Vediamo la formazione di partenza della Juve. Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi ricalca quella che è la filosofia del tecnico: segnare un gol in più degli avversari. È un modulo che in passato ci ha regalato match ricchi di gol e di emozioni. Speriamo dunque di non rimanere delusi. Ecco qui la formazione della Samp. 4-3-3, il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. La Juve, squadra che sembra avere tutte le possibilità per potersi confermare, viene una bella vittoria esterna, quella contro l'Atalanta. Hanno vinto di misura per 2-1, ma quel che conta è aver segnato un gol in più degli avversari. Li vedo favoriti anche per questa gara. CR7, gran palla lunga di Cristiano Ronaldo, la rimette in mezzo e c'è il gol di CR7. Da lì non poteva proprio sbagliare. Troppo facile, dovevano marcarlo meglio. Juve avanti dunque e i tifosi bianconeri che esultano in tribuna. Colley. Gaston Ramirez. Rigoni. Yankto. Palla recuperata dalla Juve. Palla verticale di Matuidi. C'è l'imboccata per Cristiano. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Pjanic. Khedira. Danilo. Sami Khedira. Salgono i giocatori della Juve. Quagliarella. Gaston Ramirez. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Pjanic. Puntuale qui il difensore nel recupero. Direttore di gara non interviene qui. Lascia correre. Berezinski. Se la cava sotto pressione. Occhio a Quagliare e c'è la conclusione. Hanno sfiorato il gol del pari. Bel tentativo dell'attaccante, che meraviglia. Non era facile trovare la porta da lì. È mancata un pizzico di precisione. Khedira. Paolo Dybala. Attacca la Juve, bianconeri che provano a prendere in mano il pallino del gioco. Dybala! Grande intervento del portiere. Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. La mette in mezzo Pjanic. Grande riflesso del portiere che dice di no. Higuaín. Bravo Pjanic a recuperare. Ha spazio per il cross. La mette bene dentro Cristiano Ronaldo. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Gaston Ramirez. C'è il tocco sulla fascia. La mette in mezzo con questo pallone. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Matuidi. Salta il difensore. Arriva l'intervento dell'arbitro. Calcio di rigore per la Juve. Arbitro senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso.
Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto, ma ha colpito le caviglie dell'avversario. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Niente da fare per il portiere. Non ha avuto problemi, ha superato il portiere dal dischetto. Cristiano Ronaldo ha battuto il portiere con una conclusione imparata. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Yankto, Colley, Gastón Ramírez, Quagliarella. Cercano il buco nella difesa avversaria. Pjanic, Matuidi. Sbaglia il suggerimento Matuidi. Mourinho riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Prova Cristiano Ronaldo. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Occhio al cross di Pjanic. La rimette in mezzo. Che gol! Splendida rete! Cristiano Ronaldo con l'ennesima tripletta della sua carriera. Oggi è davvero implacabile. Sì, in palla che tocca la trasforma in oro. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Mourinho, Yankto, Quagliarella. Arbitro dice che è fallo, si ripartirà dunque con una punizione. Attento qui il difensore che allontana. Paolo Dybala. Attento qui, ferma il lancio di Dybala. Occhio a Quagliarella, occhio a questo lancio. Posizione buona per il cross. Gaston. Pjanic. Rigoni, Yankto, si andrà avanti a giocare per 3 minuti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo. Yankto, Gastón Ramírez. A metri per correre. Il tocco dentro, ha staccato più in alto di tutti su questo cross e l'ha messa alle spalle del portiere. L'ha girata in maniera perfetta e ha trovato un gran gol. Poi là là, che colpo di testa. Sfortunato quel portiere, aveva quasi intercettato il tiro, era lì, la palla è entrata lo stesso. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Yankto. Arbitro che manda le spalle. Samp che può giocare il primo pallone di questa ripresa. Squadra che hanno avuto a disposizione l'intervallo per riordinare le idee. Quagliarella. La mette in mezzo con questo pallone. Con questo gol dimostra di non aver perso certamente il vizio. Ci sono le voci sulla possibilità di chiudere a fine stagione, ma anche col passare degli anni rimane un elemento importante per questa squadra. E la partita si riapre, adesso c'è solo un gol a separare le due squadre. E questo è emozionante, ce la possono fare, bisogna crederci fino in fondo. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Pjanic, Sami Khedira, De Ligt, Danilo. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Palla interessante per Cristiano, ha dosato male il cross, palla in alto. Rimessa laterale per i blu cerchiati. Berezinski, Gastón Ramírez. Murru. Può
può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Attenzione, perché era già stato ammonito. Intervento duro, cartellino giallo che... costa l'espulsione. Non c'è spazio per la comprensione in questi casi. Se sbagli, sei fuori. Può metterla in aria, può cercare una deviazione vincente. La mette al centro. Impegno in trasferta per loro nel prossimo match di campionato, come sempre su EA Sports. La mette bene dentro Cristiano Ronaldo. Palla spazzata in calcio d'angolo, intervento decisivo del difensore. Ecco il cambio per provare a rimettere almeno in parità la gara. Sceglie il tocco corto. Dybala! Riparte il difensore. Sampdoria che può impostare. Hanno metri a disposizione. Danilo. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Colley, Murru, occhio, cerca l'area di rigore, provano ad aprire la scatola difensiva avversaria, ha spazio per tirare, hanno sfiorato il pareggio, conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui, è mancato quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. Sami Khedira, Pjanic, Dybala. Ecco che dirà. Possono ripartire. Ci sono metri per andare. Occhio al traversone. Buono l'intervento sulla fascia. Attualmente sono primi in classifica, hanno tutte le carte in regola per poterlo vincere questo campionato. Al momento non sembrano avere rivali. Occhio a Quagliarella. Pallone che termina oltre la linea di fondo. Giocatore che viene richiamato in panchina e sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo. Credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata standing ovation. Danilo. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Occhio al cross per Cristiano Ronaldo. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ottimi i suoi passaggi oggi. Perfetto oggi nei passaggi. Rigoni. Berezinski. Bonucci. Chiellini. Danilo. Paolo Dybala. Chiellini. Matuidi. Aumenta ancora l'intensità della spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera bolgia, il pubblico si sta dimostrando il dodicesimo uomo in campo. 600 secondi da giocare ancora. Quagliarella. Il punteggio è 3-2, quando manca poco dal termine, pensi che questo risultato possa incidere sul loro rendimento nelle prossime gare? La Juventus è attesa dalla sfida contro il Torino. Stanno vincendo, nonostante non abbiano disputato la loro miglior partita oggi. La prossima volta, però, potrebbero non essere altrettanto fortunati. Quagliarella! Khedira. Paolo Dybala. Danilo. Dybala. Prova ad avanzare Dybala. Attenzione a Dybala. Dybala! Respinge il primo tiro. Allontana il difensore su questo tiro. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. Viene ammonito dunque per il precedente fallo. Prima del vantaggio, no? Sì, sì, sì. Non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio. Ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. Cristiano Ronaldo! E il tiro finisce sulla traversa.
finale che si preannuncia rovente, caldo. C'è il fallo e dunque punizione.